Con FAPI Brescia e Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Brescia approfondiscono con un convegno le nuove frontiere della sicurezza tra innovazione e questioni legali e normative. Oggi parliamo di sicurezza, decliniamo un importante protocollo che è stato siglato tra Confapi Nazionale e l'Arma dei Carabinieri sul grande tema della legalità. E il terzo appuntamento parleremo proprio di sicurezza sul lavoro. È una delle tante attività che devo dire Confapi in questo periodo sta facendo a livello di sistema. Stiamo partecipando a dei tavoli in prefettura, abbiamo collaborato con ATS, con i sindacati, perché il tema della sicurezza del lavoro è estremamente sensibile per le nostre imprese, ma soprattutto anche per i nostri tanti imprenditori. Partendo dall'analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico nella provincia di Brescia per un quinquennio, sia partendo dai dati di banca dati, quindi dati consolidati o di dati provenienti dagli open data, quindi dati più recenti fino al maggio 2024, partendo da questi analisi, quindi da questa analisi poi vengono elaborate tutte le strategie per ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico. L'analisi ci dà la possibilità di attuare le strategie basate sull'innovazione tecnologica, passando dalla ricerca, quindi di tutte le nostre attività di ricerca, la creazione o l'istituzione o quantomeno di nuove tecnologie o di robot collaborativi. Ci sono altri tipi di strategie come i finanziamenti e le agevolazioni. È un aspetto molto importante che nel rinnovare il protocollo sottoscritto nel 2021, che quindi ha dato dei buoni frutti, tanto che è stato rinnovato, si è deciso di aggiungere come materia oggetto di confronto proprio questo della sicurezza sul lavoro. Oggi il tema è centrale, è di grandissima attualità, è inutile negarcelo. Penso che l'aspetto fondamentale e l'importanza di questi momenti di incontro risieda proprio nello scambio di conoscenze, di competenze. Oggi si parlerà della tecnologia introdotta oggi sempre di più nel mondo del lavoro, che sicuramente deve favorire sempre una maggiore sicurezza, però sappiamo tutti che l'elemento fondamentale è l'elemento umano e quindi io penso che al di là della formazione, che è l'elemento fondamentale, non solo la formazione però deve costituire le conoscenze che servono al lavoratore per evitare incidenti che purtroppo sappiamo essere frequenti, bisogna creare una consapevolezza che la sicurezza è una cultura condivisa, quindi anche il lavoratore a fianco, se vede il collega che non sta rispettando le regole, deve pensare alla sicurezza. Spesso purtroppo è inutile negarci che il profitto e la rapidità del lavoro vanno a detrimento della sicurezza. Ecco, questo è il compito poi delle forze dell'ordine, in particolare dell'Arma dei Carabinieri, di effettuare i controlli. Ma sono fermamente convinto che fare solo i controlli non sia la strada giusta. Dobbiamo essere tutti intimamente convinti che la sicurezza dei lavoratori è l'aspetto prioritario e l'interesse di tutti.